Ciao, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Hadouken Combat versione global. Perché ragazzi, quest'oggi andiamo a vedere insieme come superare ovviamente l'ESA di Vegeta Super Saiyan 3 STR. Come sicuramente avete visto dal titolo e dalla miniatura. Se ho detto global, scusatemi, ho sbagliato, è JAP. Però ragazzi, prima di iniziare, io ovviamente vi chiedo di dirmi quali commenti cosa ne penserete del team che andremo ad utilizzare quest'oggi e soprattutto se avete notato un miglioramento nella grafica, quello che state vedendo, non nella grafica del game, quella è sempre perfetta, ma nella grafica del video, quello ovviamente che mi riprendo io, insomma. Ditemi tutto qua sotto, ovviamente la qualità audio è sempre quella. Assolutamente. E niente ragazzi, io ovviamente vi lascio al video. Ci sarò io come sempre con lo schiocco di dita. E mi raccomando boys, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un bel like, un commentino qua sotto, campanellina. Io vi ricordo che oggi alle 15 in punto saremo in live. Spero di aver fatto bene, se non è così è così. Vabbè, spero così. Comunque, alle 15 in punto saremo in live per pullare sul Tanabata Global, sul cosiddetto Tanabata Global. E detto questo, let's go boys! E eccoci qua boys, eccoci qua con la grafica. Allora ovviamente datemi un momentino per... ecco qua, eccoci qua boys. Finalmente siamo qua sul JAP. Perché dico global? Sono abituato così tanto con il global che dico sempre global, ma è il JAP questo. Ragazzi, quest'oggi andiamo ad utilizzare un team molto particolare. Prima di iniziare ve lo faccio vedere subitissimo. Eccolo qua boys, il team Super Saiyan 3 che ho utilizzato io. Il Super Saiyan 3 perché non ho Bardock 3 Int. E quindi va benissimo, come mi avete consigliato voi in live ieri, di inserire Goku appunto Evo come leader, perché boosta tutti super e il team è completamente super. Tra l'altro ieri ragazzi in singola abbiamo sculato quel Goku Super Saiyan 3 per appunto di Hero Stunt, roba ragazzi in singola, grazie al Summoner Raku e a Priscilla ragazzi, grazie mille bro. E niente ragazzi, questo è il team Goku Super Saiyan 3 LR, ovviamente il nostro Bardock Full Ability Free to Play Super Saiyan 3, Free to Play per così dire, ma non è proprio Free to Play. Tanta roba ragazzi, un personaggio chiave di questo evento, Vegeta Super Saiyan 3, l'altro Goku e l'altro Goku Super Saiyan 3. Detto questo, possiamo andare all'evento. Mi raccomando ragazzi, in questo video supereremo il livello 28, il 29 e il 30. Se state vedendo che il gioco va avanti ma io non sto effettivamente toccando, perché ragazzi preferisco in questo caso andare insieme a voi a commentare anche le determinate mosse che faccio. Questo è il team, questi sono gli items, per così dire, anche perché non ci sono. Questo è l'evento. E detto questo, let's go boys, andiamo dritti per dritti. Mi raccomando, ditemi tutto qua nei commenti cosa ne pensate da A alla Z del team che ho utilizzato. Ditemi tra l'altro se sto becciando troppo. Che ne dite, facciamo un po' di ASMR? Lo adoro. Comunque, eccoci qua ragazzi, primissima fase, Vegeta, sì Vegeta, Bardock fa la special, Vegeta fa la special e anche Goku fa la special, tra l'altro la 18 chi? Mi raccomando ragazzi, questo è un ESA molto molto semplice, Vegeta Super Saiyan 3, tra l'altro a fine video lo andremo a vedere meglio insieme ad ESA completo. Niente ragazzi, purtroppo è semplicissimo, il team da utilizzare che veramente lo sfascia malissimo è lo stesso Super Saiyan 3. Il team Super Saiyan 3 anche in questa versione molto più debole del Super Saiyan 3 originale, perché manca Gotenks, anche se è fisico e non andrebbe giocato. Manca Broly Super Saiyan 3, manca veramente tanta roba ragazzi, tanti personaggi buoni, tra cui nel Jump non ho neanche ad ability. Manca lo stesso Go Super Saiyan 3 Angel che non ho nemmeno, ma va bene. E niente ragazzi, in questo video più che altro andiamo a vedere insieme che è facile fare questo ESA anche con un team Super Saiyan 3 dannatamente debole come questo. Perché sì ragazzi, il mio JAP è dannatamente debole come Super Saiyan 3. Nel global ce l'ho perfetto, ma manca il leader come al solito. Mi manca sempre qualche personaggio. Comunque, Bardock che adesso fa la sua bellissima special e guardiamo un po' quanto danno fa. Vi ho detto ragazzi che questo è Super Saiyan 3, per così dire, il free to play è veramente essenziale. Come avete visto 1.800.000, abbiamo già finito il livello 28 di questo ESA. Vi ricordo che per completare Vegeta Super Saiyan 3 ad ESA serve superare il livello 30. Già dal 31 in poi ragazzi non vi serve a niente, perché vi dà le orb ma niente di più. Quello necessario per completare l'ESA di Vegeta Super Saiyan 3 è il 30, scusatemi. Adesso ovviamente andiamo a fare il livello 29 e detto questo, iniziamo subitissimo boys, iniziamo subito. Mi raccomando, like, commentino,
condivisione qua sopra nelle schede. Spero di aver fatto bene, spero di sì. Qua sopra nelle schede, ragazzi, controllate tutti i video che ci sono, perché ragazzi, io ovviamente vi ringrazio di cuore. Recuperate anche i video di ieri, le live di appunto di ieri, i video di ieri l'altro, lo speciale di 5K, e oggi vi ricordo ancora una volta alle 15 in punto il live pool. Allora, 2005 ragazzi, anche Goku Super Saiyan 3 LR è un personaggio chiave di questo evento, come sicuramente lo starete vedendo a schermo. Tanta roba, ragazzi. Ogni personaggio di questo evento, ok, lui ci farà special, ma ci farà pochissimo. Ogni personaggio di questo team è perfetto per superare questo ESA. E tra l'altro, vi ripeto, è uno degli ESA più semplici. Ovviamente, come starete vedendo a schermo, il team perfetto, veramente perfetto, è il Super Saiyan 3. Se non lo avete né Bardock né altri personaggi, tranquilli, vi potete montare anche un team Super Saiyan 3 molto più debole rispetto al Super Saiyan 3 originale, come ho fatto io del resto, perché a me mancano molti personaggi. E vi state vedendo a schermo che basta prendere il Bardock Super Saiyan 3 Inten e i Friend, e lo fate tranquillamente, ragazzi. Veramente, veramente easy. Abbiamo superato quasi anche lo stage 29, il livello 29 per l'appunto. Se mi state vedendo con la bandana, ebbene sì, anche in live oggi per voi ieri sono andato in stile ninja, e anche oggi in live e in video saremo in stile ninja. Ok, tra l'altro ragazzi, sono molto contento, volevo dirvelo qua in video, che i video, è perché diciamo che l'orario di uscita è perché per appunto abbiamo deciso di utilizzare da ora in avanti, cioè invece di mezzogiorno l'una, mi sta piacendo veramente veramente tanto. Stage 29 nel caso superato, e vi ripeto, sono molto contento di questo, perché diciamo torna meglio anche a me, per così dire. A voi sicuramente torna meglio perché siete a scuola, a me ancora di più. Quindi niente ragazzi, ovviamente l'orario delle 17 rimarrà quello per adesso, ma invece di far uscire i video a mezzogiorno, li faremo uscire da qui in avanti alle 13, che vi ripeto tornerà sicuramente meglio anche a voi. Eccoci qua ragazzi, di fronte all'ultimo livello necessario per completare l'ESA di Vegeta, lo stage 30. Eccoci qua boys. Allora, ovviamente questa volta non andremo a cercare un Bardock qualsiasi, ma bensì lo cercheremo ad ability. Cerchiamo ovviamente la sua categoria, scegliamo il leader. Questo è il team, questi sono gli items per finta, questo è l'evento. Detto questo, andiamo, eccoci qua ragazzi, per l'ultima volta contro Vegeta Super Saiyan 3 STR. Vi ripeto, lui ha 8 barre di vita, ESA facilissimo. Purtroppo lui come ESA in sé, come carta, non è granché. Purtroppo è veramente scarsa come carta. Mi dispiace, mi aspettavo qualcosa di più come ESA, ma purtroppo ci hanno dato questo e noi ci prendiamo quel che ci danno. Sicuramente rimane come sempre il solito Vegeta Tank, però come miglioramento non ce ne sono stati tanti. Ditemi tra l'altro qua nei commenti se l'avete già provato. Il mio è ability free SA1, quindi anche se lo dovessi provare sicuramente non rende. Ditemi però se l'avete provato a full ability, perché in quel caso già può fare la differenza. E ditemi altro, tra l'altro, che stats ha full ability e adesso completo, perché credo che abbia sulle 18.000, credo. Non lo so, forse qualcosina in più o in meno. Ditemelo qua nei commenti, mi raccomando, boys. Ok, il nostro Bardock AGL gli fa la special. Vedrete ragazzi che danni gli fa. Cioè, guardate qua, 900.000 senza un crit. Ovviamente gli fa anche l'additional, tanta roba. Lui ovviamente ci fa tutti i vari attacchi. E scusatemi. Nell'ultimo livello, qua, lo stage 30, ci ho messo un pochettino di più nel risolvere l'evento stesso. Ma tranquilli, è comunque molto molto semplice. E spero tra l'altro spero, avendo utilizzato un team più facile anche da comporre, perché sì, parecchi personaggi non sono e non fanno parte del team Super Saiyan 3 completo, spero di avervi aiutato molto anche per fare questo ESA, perché tanti di voi magari non hanno il team perfetto e magari vedendosi questo video possono capire e possono anche utilizzare lo stesso team come ho fatto io, perché ragazzi sì, non ho il team Super Saiyan 3 completo, mai a pagarlo. Avrò ripetuto 700 volte. Tra l'altro ragazzi, questo Super Saiyan 3 qua me l'ha fatto sculare ieri in live, per voi ieri ma per me poco fa, il Sommo Narako Oi, che vi ricordo di iscriversi al suo canale se non l'avete ancora fatto, ma credo che
siate già tutti iscritti al suo canale, di già. E mi hanno fatto squillare in singola, mi hanno detto guarda ti do tutta l'energia adesso di Priscilla. Ho fatto una singola e mi è uscito 4 personaggi in singola, quindi 4 personaggi nell'animazione è necessario garantito. E mi è uscito Gohu, era quello che volevo ragazzi, perché tra tutti quelli che ci sono, a parte il Kai of Time, che quella ragazzi è fantastica, fantastica, è anche utile. Questo Gohu Super Saiyan 3 insieme a Vegeta erano i due che preferivo. E Gohu, tanta roba ragazzi, è bellissimo. Forma Xeno, sì Xeno, scusatemi. Vestiti con i vestiti di Super Dragon Ball Heroes, o Dragon Ball Heroes in generale, è veramente veramente bello. Nel caso noi ancora stiamo sfasciando quel Vegeta Super Saiyan 3, se non mi sbaglio tra qualche turnazione o forse già ad ora, no ora no scusatemi, ve lo dirò stavo facendo perché forse nella prossima turnazione, sì se non mi sbaglio, ho fatto una piccola, diciamo l'ho rischiata, non ho rischiato niente. Fermi tutti, piccolo fail. Allora, ragazzi, direi che questo Eze è praticamente già portato a casa. Assolutamente, qui Vegeta ci tanca come al solito e Bardock, ragazzi, lo sfascia malissimo. Mi farà un botto di danni sicuramente. Ok, perfetto, 16.000, va benissimo, 95, 101, come vedete non ci fa danno praticamente. E andiamo, ragazzi, con l'ultima special di giornata, Bardock Super Saiyan 3 Int con 1.300.000. No crit. Ragazzi, per questo ESA è tutto. Io vi ringrazio per la visione, ma non è finito qua il video. Perché? Perché andremo a completare l'ESA insieme. O per meglio dire, ci vediamo tra pochissimo, quando avrò finito l'ESA. E ovviamente ve lo farò vedere ad ESA completo, lo stesso Vegeta Super Saiyan 3. Mi raccomando boys, a tra poco. Ed eccoci qua ragazzi con il Vegeta Super Saiyan 3 STR all'ESA completo. Come vi ho detto SA1 Ability Free da finire, perché SA1 non posso neanche finire quella. Però ragazzi, queste sono le stats e questo è il personaggio in sé. Fa parte della categoria Super Saiyan 3, della categoria Pure Saiyan e credo basta. Cioè ragazzi, fa sempre il tank, non fa altro. Non è che con l'ESA è migliorato di tanto, fa solo e soltanto il tank. Purtroppo quello è, e quello dobbiamo aspettarci da Bardock, da Vegeta Super Saiyan 3. Non è altro che un tank. ESA, carino, non il top. Ragazzi, per questo video è veramente tutto. Io vi ringrazio di cuore per la visione, mi raccomando. Ah già, non vi ho detto quanti like per questo video. Ragazzi, per questo video cerchiamo di superare i 230 like. Ve lo dico ora perché me ne sono dimenticato all'inizio video. Mi raccomando, boys. Detto questo, let's go, boys! E ciao a tutti!